Paul Gauguin, Ia Orana Maria, analisi di un dipinto. Tra i pittori che più ammiro, e non solo per l'eccellenza della capacità tecnica, ma anche per la forza, la convinzione nella propria missione, il coraggio e l'instancabilità nel cercare la propria via, Gauguin occupa sicuramente un posto di primissimo piano. Autodidatta, quindi pittore puro, senza scuola, diventato pittore per un'esigenza interiore. Gauguin ha trovato il proprio insegnamento in se stesso, nel rapporto col proprio sentire, e non nei canoni accademici. È proprio per questo originalissimo, forte di una forza interiore, istruito dalla necessità di rappresentare la vita così come lui la concepiva. Gauguin è stato, secondo me, anche un interessante scrittore. Noa Noa, Diario di un selvaggio, rivelano un alto livello di consapevolezza del suo fare artistico e integrano la sua opera pittorica in un tutt'uno con la sua vita difficile, coraggiosa e avventurosa. E sono libri molto emozionanti che lasciano il segno. Lui, come l'amico nemico Van Gogh, non hanno scherzato con la vita. Hanno entrambi affrontato il drago in una sfida poetica che li ha sfiniti, consumati. Per entrambi la pittura è stata non un mestiere ma una vera battaglia che hanno affrontato da soli contro il mondo. Alla fine del video riporterò alcuni passi in questi interessanti diari. Ma parliamo del pittore. Il suo linguaggio specifico è il colore, forse il più grande colorista di sempre. In questo video voglio riportare alcune note che ho raccolto durante lo studio e la riproduzione di uno dei suoi più famosi quadri tahitiani, Ia Orana Maria. Ti saluto Maria. Quadro ricchissimo, estremamente complesso, di grandiosa orchestrazione cromatica. Quello che mi affascinava in particolar modo di questo quadro è che in esso si rivela l'eccezionale capacità di Gauguin di far convivere in modo armonico una gran quantità di accostamenti forma-colore. Così ho deciso di studiarlo e per me lo studio di un quadro passa inevitabilmente dalla sua riproduzione. Lo sforzo di avvicinarmi quanto più possibile all'atmosfera, all'effetto e agli equilibri presenti in un quadro me lo fa comprendere più profondamente e intimamente. Spesso incontro un ostacolo, credo di poter risolvere in un certo modo un dettaglio e invece non riesce. E mi lambico il cervello per capire cosa non va nel mio approccio. Quindi riuscire a sciogliere questi nodi equivale per me a conoscere degli aspetti spesso sorprendenti nella tecnica di un pittore. Esplorando questo quadro si possono scoprire al suo interno dei mini quadri, delle zone cromaticamente autosufficienti, definite, concluse, che però si innestano le une nelle altre e vivono in armonia tra di loro. L'occhio non si stanca, potrebbe essere un guazzabuglio per l'eccessiva ridondanza di effetti, ma in realtà si riposa. Gli effetti sono dosati, organizzati, disposti in modo magico, tanto che si sente un equilibrio, una struttura sensata, un mondo dove le mille tensioni trovano un accordo ben risonante. La prima cosa che salta agli occhi, subito al primo sguardo, risulta evidente che il quadro sostanzialmente è diviso in tre grandi settori, che ho chiamato A, B e C. Sono quasi tre quadri che convivono nello stesso spazio, cosa che rende questo quadro molto ricco, complesso, articolato nei suoi vari elementi. Sfocando leggermente l'immagine, come se socchiudessimo gli occhi, possiamo notare nella parte alta del quadro un'area più scura e intensa che fa da cornice, mentre nella prima zona destra, B, campeggia l'area più calda di tutto il quadro, che qui ho evidenziato con H, assegnata alla figura principale del dipinto, Maria col bimbo, che fa da perno alla composizione. In basso c'è un'area orizzontale composta da 3-4 fasce che dà stabilità e appoggio sia alla figura di Maria sul prato verde, sia alle due figure femminili in secondo piano sulla strada azzurro indaco. Quindi il quadro è organizzato su tre quinte. Un primo piano ravvicinato in basso, C, con i contrasti di colore decisamente più forti, con accostamenti decisi di complementari rosso-verde, giallo-viola. Un secondo piano B intermedio, rosso-arancio, che si sviluppa in verticale. E una terza quinta,
ha giocato con tinte più fredde e contrasti meno accentuati che va verso il fondo. C'è dunque una chiara progressione prospettica, sapendo che i colori freddi allontanano e i colori caldi avvicinano. Spazialità accentuata dal fatto che più sono forti e definiti i contrasti nei piani vicini all'osservatore e più li leggiamo ravvicinati. Ma questo lo vedremo meglio quando parleremo del paesaggio e della prospettiva ottenuta con il colore. Un'altra ripartizione spaziale meno evidente ma ugualmente importante è quella indicata sulla parte sinistra del dipinto. In alto, l'area che ho indicato con D del cielo, montagne, alberi, inclinata verso il basso a sinistra, e dell'area E con il tavolo e la frutta in basso, inclinata verso l'altro, sempre a sinistra. Queste due aree inclinate sembrano convergere verso un punto all'orizzonte. È un suggerimento, un accenno di prospettiva. Un ulteriore suggerimento per dare il senso di spazialità prospettica e distanza e che al tempo stesso assolve alla funzione di rompere l'eccessiva linearità dell'organizzazione a rettangoli, quasi a scatole cinesi dei settori che abbiamo visto prima, A, B e C. Parliamo ora del ritmo di questo quadro. Ritmo dato dall'alternanza di aree chiare e scure, calde e fredde, come nel caso dell'area F, in cui abbiamo un vero e proprio schema scacchiera. Sul lato destro campeggia la figura in primo piano della donna col bambino, G, che si impone come zona colore più calda e forte del quadro. Si può notare che attorno a questa figura, nella zona medio-alta, i colori circostanti che costituiscono, con un gioco di rosa e azzurri, la stradina che porta alle case e agli alberi, una sorta di alone che va a coincidere con la parte più chiara della fiammata di rosso dell'abito di Maria. E cioè la figura di Cristo bambino portato sulla spalla, ed è un'analogia coloristica forse non voluta, ma piuttosto esplicita con una candela, la cui fiamma luce è Gesù che scaturisce dal sostegno materno. È curiosa e insolito, peraltro, la posizione defilata e non centrale di Maria, come se svolgesse un ruolo da testimone, da garante, come se dicesse: questo mondo così lontano da noi non è un mondo selvaggio dimenticato da Dio come pensiamo in Europa. La luce di Cristo è presente anche qui. Difatti, il quadro è stato interpretato da molti critici come una visione sincretistica che fa convivere figure religiose cristiane al politeismo pagano e anche accenni al buddismo. Lo sfondo. Nella zona centrale, nel piano intermedio tra le montagne e il primo piano, è molto evidente un tema formale caro a Gauguin. Lo sfondo non svolge un ruolo secondario rispetto al soggetto, in questo caso le donne, gli alberi, i cespugli, ma lo compenetra con una sua forma autonoma e significativa. Ne risulta una danza sensuale di forme che si appaiono e si compenetrano vicendevolmente. Attraverso la tecnica del cloisonnismo, che infatti, che ricorda l'arte dell'intarsio, si pongono le forme tutte sullo stesso piano. Ogni forma disegna e definisce le forme vicine e al tempo stesso ne è da essa disegnata e definita. Gauguin assorbe in pieno una visione della natura dove l'uomo soggetto non è l'incontrastato protagonista che mette tutto il resto in secondo piano, ma è parte della natura e la seconda seguendone i ritmi segreti in un incanto tutto orientale. Beati i vecchi pittori che non avevano accademia. Da 50 anni le cose sono cambiate, lo Stato protegge sempre più la mediocrità e ha saputo inventare professori per tutti i gusti. In ogni caso, vicino a questi pedanti, c'è gente coraggiosa che ha saputo lottare, che ha saputo rischiare pittura senza formule. Rousseau, che fu deriso, oggi è loro malgrado al Louvre, e così Millet. E quante ne è dovute passare questo grande poeta che è quasi morto di fame? Ricordate l'Exposition del 67? Courbet e Manet organizzarono a loro spese un'altra mostra ai Champs-Élysées. Furono loro ancora una volta i vincitori, sempre loro a fianco dell'Istituto. Quali sono le glorie artistiche di cui la Francia si possa vantare in questa pleiade di pensatori straordinari, di magnifici geni senza fama? Rousseau, Delacroix, Millet, Corot, Courbet, Manet, tutti uomini a loro tempo contestati. Che cosa voleva dire Delacroix?
quando parlava della musicalità di un quadro. È facile da capire. Bonnard, Guillard, Serusier, per non citare che qualche giovane, sono dei musicisti e dovete convincervi che la pittura di colore sta entrando in una fase musicale. Cézanne, per ricordare un anziano, potrebbe essere un allievo di César Franck. La sua è una musica totale, per questo considero la sua pittura una pittura polifonica. Le mie idee politiche? Non ne ho, ma con l'avvento del voto universale devo pure averne una. Quindi sono repubblicano, perché penso che la società debba vivere in pace. La maggioranza dei francesi è repubblicana, quindi sono repubblicano. D'altra parte, così pochi amano le cose grandi e nobili, che l'unico governo possibile è un governo democratico. Viva la democrazia! Non c'è altro. Da un punto di vista filosofico, penso che la Repubblica non sia che una finzione prospettica. Una cosa che odio, da questo punto di vista, quello filosofico intendo, sono decisamente anti-repubblicano. Di istinto, senza pensarci, amo la nobiltà, la bellezza, i gusti raffinati e quel vecchio motto «noblesse oblige». Amo la gentilezza, la stessa raffinatezza di Luigi XIV. Sono istintivamente, senza saperne la ragione, un aristocratico. Come artista, l'arte è per pochi, deve essere nobile. Solo i grandi signori l'hanno protetta per istinto, per rango, forse per orgoglio. Non ha importanza. Hanno fatto sì che nascessero cose grandi e belle. Re e pontefici guardano l'artista come un loro pari. Democratici, banchieri, ministri e critici d'arte si danno aria da protettori e non proteggono un bel niente, contrattando come massai al mercato del pesce. E volete che un artista sia repubblicano? Queste sono le mie idee politiche. Penso che un uomo in ogni società abbia il diritto di vivere e vivere bene il rapporto col proprio lavoro. Se l'artista non ce la fa, è segno che la società è colpevole o mal organizzata. La notte dell'8 giugno, dopo 63 giorni di varia navigazione, giorni per me di ansiosa attesa, di inquiete fantasie sulla terra desiderata, scorgiamo lungo il mare una linea serpeggiante di curiosi fuochi. Contro un cielo tetro si stacca frastagliato un cono nero. Giriamo attorno a Morea per scoprire Tahiti. Qualche ora dopo si annuncia l'alba. Si va lentamente lungo gli scogli, volgendo la rotta su Punta Venere. Si entra nello stretto e senza varie si getta l'ancora nella rada. I gesti, così espressivi, traducono le parole e intendo. Il vicino mi invita a pranzo. Non so accettare. Con un cenno del capo rifiuto. Poco dopo, senza una parola, una ragazza depone alla mia porta cibi con foglie fresche attorno e si allontana. Ho fame ed in silenzio accetto. Più tardi, l'uomo passa davanti alla mia soglia, non si ferma, sorride e mi dice questa sola parola. Paeyu? Indovino. Sei soddisfatto? Ho cominciato a lavorare, abbozzi e note di ogni sorta. Ma il paesaggio dai colori franchi ardenti mi abbaglia. Una volta, fra continui dubbi, da mezzogiorno alle 2 ho girato cercando. Eppure è tanto semplice, dipingere come vedo, senza calcolo, tradurre sulla terra un blu, il rosso. Nei fiumi forme dorate mi incantano, esiterò ancora a cogliere tutta questa luce, questa felicità di sole.